Sono Silvia Marchetti, componente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino. In questo comitato rappresento l'UGL, l'Unione Generale del Lavoro di Torino, organizzazione sindacale confederale. All'interno di questo comitato mi occupo della parte sindacale insieme alle mie colleghe delle altre organizzazioni sindacali per fornire un supporto alle associazioni datoriali componenti del comitato e anche alle imprenditrici facenti parte dello stesso. Durante quest'ultimo periodo l'Italia ha attraversato una pandemia che ha costretto molte lavoratrici e molti lavoratori a una trasformazione radicale della propria vita lavorativa. Con l'inserimento dello smart working diciamo che siamo riusciti ad aiutare alcune lavoratrici che altrimenti avrebbero dovuto lasciare il posto di lavoro, ma purtroppo molte donne per occuparsi della famiglia, quindi per prendersi cura dei propri figli, hanno dovuto lasciare il proprio posto di lavoro per dedicarsi alla famiglia in quanto non supportate dai nonni che di solito erano un grande aiuto all'interno delle famiglie stesse. Il Comitato Imprenditoria Femminile di Torino proprio durante il lockdown si è incontrato con il Comitato Imprenditoria Femminile di Milano, sempre della Camera di Commercio, per definire un progetto in aiuto alle lavoratrici e alle imprenditrici donne. Questo progetto si chiama L'Italia che riparte più donna, dove all'interno si sono messi dei punti cardine per aiutare il genere femminile che in questo momento attraversa un momento un po' più duro rispetto agli altri generi. All'interno sempre del Comitato Imprenditoria Femminile ci si occupa anche oltre alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Ci siamo anche divise in gruppi, il gruppo a cui partecipo io insieme alle altre mie colleghe delle organizzazioni sindacali, e si tratta delle panchine rosse, e in questo caso le organizzazioni sindacali si sono unite per stilare e per definire quali sono gli strumenti più utili e concreti nell'aiuto alle donne che subiscono violenze non solo tra le mura familiari ma anche e soprattutto sui posti di lavoro. Non dimentichiamoci che la violenza non è solo la violenza fisica ma anche la violenza verbale, quindi vengono inserite anche molestie e discriminazioni, e purtroppo nel mondo del lavoro il genere femminile ancora oggi viene vessato più facilmente. Un altro progetto in aiuto e in contrasto alla violenza sulle donne, per quanto riguarda l'UGL, ha stilato un questionario insieme all'Osservatorio Nazionale Antimolestie proprio per raccogliere, e quindi un questionario anonimo, dove ogni donna e uomo può esprimere le proprie opinioni questo nuovo metodologia di lavoro che è lo smart working, per definirne i pregi e i difetti e se effettivamente è uno strumento utile in questo momento di pandemia.